Ciao ciao a tutti da Ferdi, oggi andremo a vedere la SJ5000 Wi-Fi, come si presenta. Ecco qui la confezione della SJ5000 Wi-Fi, è molto simile a quella della SJ5000 e andiamo ad aprire la confezione e a vedere che cosa contiene al suo interno. Allora, qui c'è la macchina nella sua custodia subacquea, è praticamente identica a quella della SJ5000 Plus, poi andremo a vedere al dettaglio. Andiamo a vedere gli accessori che sono compresi con questa cam, solito attacco bicicletta, un collegamento, un supporto alto. Poi ci sono due supporti adesivi. Questo è il dorso posteriore con le due branchie per il suono, per l'audio. Due adesivi, un altro collegamento, un altro collegamento, un attacco cavalletto e il manualetto di istruzioni, sempre molto sintetico, come vedete. Tappo per obiettivo in silicone e in quest'altro scompartimento qui ci sono le solite fascette velcro e poi un pannetto di pulizia e il cavo micro USB per il collegamento e per l'alimentazione della macchina. Bene, ora andiamo a vedere la nostra cam nel dettaglio. Ecco la nostra cam inserita nella sua custodia subacquea. Con i tasti di riferimento, questi sono i tasti vecchia concessione, quindi abbastanza duri da azionare. Speriamo che al più presto facciano come hanno fatto per la nuova SJ4000, che ha dei tasti molto molto più morbidi. Andiamo ad aprire la nostra cam e la estraiamo dalla sua custodia. Vedete, si presenta praticamente uguale alla SJ5000 Plus. Andiamo a vedere la cam nel suo particolare. Qui c'è il tasto modo di accensione e per esplorare il menu, quell'obiettivo. Poi sulla parte sinistra c'è il compartimento per la memoria micro SD, poi c'è l'attacco micro USB per l'alimentazione e trasferimento dei dati, l'attacco mini HDMI per collegarla alla TV. Poi sul retro abbiamo uno schermetto da 2 pollici, un LCD da 2 pollici che ha una risoluzione di 960x240 punti è un TFI. Poi sulla parte destra c'è l'attivazione del wireless, poi c'è i tastini menu per fare scorrere il menu. Sulla parte superiore c'è un LED di notifica, sulla parte sempre superiore troviamo il tasto d'avviamento e di conferma. Qui abbiamo pure due LED, uno per il wifi e uno di conferma per la registrazione. Ecco qui l'accensione della cam. Vedete, si è acceso il LED di conferma che la cam è accesa. Se andiamo a fare la registrazione, vedete che il LED lampeggia. Nella parte inferiore abbiamo il solito sportellino per la batteria, che è uguale praticamente a tutte le SJ. Qui c'è il tasto LED. Cosa importante è questo display, che veramente credo che sia il punto forte di questa piccola cam. Vedete, è molto luminoso, molto bello. Qui ci sono altri due LED, uno per la registrazione e un altro per la carica della batteria. Allora, questa cam ha un CMOS Panasonic, mentre
il chipset è sempre il solito Novatech, per Novatech, però la sigla è 96-655. L'obiettivo è la lunghezza focale di 2,99 mm, c'è un fuoco di 2,8, l'angolo dicono 170 gradi, loro dichiarano, però io vi dico che siamo intorno ai 140 gradi. Le dimensioni della cam sono 60 mm x 41 x 24,7 mm per un peso di 74 grammi. La portata massima delle micro SD è 32 giga. Si consiglia l'uso di memorie di classe 10 per non avere problemi. Andiamo ad accendere la cam. E come vedete, oltre al logo SJ Cam, si presenta un menu diverso, perché se noi andiamo nel menu, guardate, è tipo telefonino. Allora, qui c'è il filmato immagine, qui c'è la TV, qui c'è il video lapse, poi c'è qui la foto lapse, poi c'è quella per visionare le foto e i video, e qui ci sono le impostazioni. Andiamo nelle impostazioni. Allora, dimensione, ci sono la possibilità di scegliere fra questi formati, poi c'è OSD Mode per visualizzare i menu sul nostro schermo, ciclico record, poi c'è l'HDR, il rilevatore di movimento, l'audio, stampa data, dimensione dell'immagine se riferisce alle foto, c'è l'esposizione, bilanciamento del bianco, qualità, nitidezza, colore, ISO, l'impostazione della lingua, la data e ora, spegnimento automatico, segnale acustico, modo della TV, settaggio della luce, c'è lo screensaver, poi c'è la frequenza, car mode, il wifi, poi c'è la password del wifi, numero di licenza set se vogliamo inserire nel nostro menu della data qualche scritta particolare, poi c'è l'eliminazione dei file, la formattazione, imposta predefinite e la versione del nostro firmware, che in questa cam è questa qui che vedete in questo momento. Questo è il tastino dell'attivazione del wifi. Andiamo a provare la cam con la sua applicazione. Allora, andiamo su immagine. Abbiamo attivato il wifi, come vedete. Ora prendiamo il nostro telefonino. Io ho un Android, quindi andrò sulle impostazioni, poi il wifi. Eccola qui, allora dovrebbe essere questa qui, SJ5000 Wi-Fi, la connetto. Ecco, se è connessa, vado a trovare l'applicazione SJ Cam. Eccola qui. Perfetto, perfetto, perfetto. Ecco qui, la cam si è perfettamente collegata e funziona perfettamente. Infatti, vediamo. Ora sta facendo il video, come vedete, rampeggia, fermiamo. Video, prendiamo una foto, ok, 7068, 14 mega l'impostazione, andiamo a visualizzare le nostre foto, questi sono i video, vediamo, no, questa è una foto, vediamo la nostra foto, vedete che la sta scaricando.
upload, foto, eccola qui. E quindi ha fatto il download della foto sul nostro cellulare. Bene, che devo dire? Vi ho detto tutto a riguardo. Ho provato questa cam, differenze di qualità con la SJ4000 non ne ho trovate moltissime, però quello che mi ha entusiasmato è la velocità dei comandi, cioè risponde molto bene ai comandi la cam. E poi questo schermetto è veramente, veramente bello, veramente dà l'idea di che cosa si sta riprendendo. Anche alla luce del sole si vede discretamente bene. Questo è tutto, vi do appuntamento ai miei prossimi video. Un ciao ciao a tutti da Ferdi. Ciao ciao.